Vangelo del giorno lunedì 4 maggio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù: Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Nel Vangelo di oggi ritorna il buon pastore e c'è un paragone tra il buon pastore e il mercenario. Il buon pastore dona la vita per le sue pecore, il mercenario invece prende la vita delle pecore. Il buon pastore è Gesù. Il termine greco, lo sappiamo, è pastore bello, ed è su questa bellezza che oggi vorrei soffermarmi sulla meditazione con voi e per voi. Gesù è il bello, è bello divinamente ed è bello umanamente, ed è questa bellezza che noi dobbiamo sforzarci di raggiungere, ed è a questa bellezza che noi ogni giorno dobbiamo guardare. La bellezza di Gesù è una bellezza di amore, di misericordia, di compassione, di vita spesa e donata per gli altri, e questa bellezza umanamente, divinamente, attraeva tutti. Tutti accorrevano a Gesù perché erano incantati dalla sua bellezza, dalle sue parole, dalla sua umanità, dal suo amore, dalla sua misericordia. San Paolo, a un certo punto, dinanzi a questa bellezza, arriva a dire che tutto considera una spazzatura, tutto gli è superfluo dinanzi a Gesù. Lui ha raggiunto la pienezza perché ha raggiunto Cristo. E allora, ecco, è importante assomigliare a questo pastore bello, dare la vita per gli altri, dare la vita per le pecore, dare la vita per i fratelli, non per vile interesse. Vi racconto questo particolare della mia vita. Quando dissi ad un mio parente anziano che c'era nel mio cuore il desiderio di diventare sacerdote, mi disse questa cosa: ma se vuoi diventare prete missaro, che nel dialetto calabrese prete che celebra messe, non lo diventare, perché nella nostra concezione la messa è legata all'offerta. Se vuoi diventare prete per salvare le anime, allora diventalo subito. Ecco, le anime devono stare nel cuore del pastore, come sono nel cuore di Cristo. Guardiamo alla bellezza di Gesù e sforziamoci di raggiungerla. Ciascuno di noi, dinanzi a questa grande bellezza, ha il compito di fare un esame di coscienza, ecco, e cercare di togliere dal suo cuore ogni cosa che lo imbruttisce, che lo impoverisce. Il vizio ci fa brutti, la virtù ci fa belli.
Cerchiamo di conquistare ogni giorno le sante virtù e di eliminare i vizi che ci accompagnano, anche perché i vizi non ci fanno vivere bene, non ci fanno stare sereni, perché ci allontanano dalla pace di Dio.